La valvola a quattro vie nella pompa di calore all'interno del circuito frigorifero. La vediamo oggi, la tagliamo a metà per capire come funziona la valvola a quattro vie, quella che permette di fare esprimimento oppure di invertire il ciclo, cioè che una pompa di calore possa fare acqua calda oppure acqua fredda. E se non l'hai ancora fatto, però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere così in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi vediamo la quattro vie. La valvola a quattro vie è un elemento fondamentale del circuito frigorifero. Perché? Perché mi permette di fare gli sbrinamenti nella pompa di calore e mi permette di passare dall'estate all'inverno. Prima però dai, lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le case in 100% elettriche andando a staccare il contatore del gas. E lo faccio non da solo naturalmente, ma attraverso la rete di installatori partner Sigillo Sicuro. Se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sopra o sotto nella descrizione del video. Oggi, come promesso, vediamo la 4 vie. Qui in un circuito esemplificato non è stata rappresentata, però considera che la valvola a 4 vie viene messa dopo il compressore. Quindi il compressore comprime il gas, lo riscalda, perché aumenta anche di pressione naturalmente, quindi in uscita dal compressore abbiamo questa fantastica valvola che mi permette di fare degli sbrinamenti o di passare dall'estate all'inverno in modo da trasformare il condensatore, quindi uno scambiatore dove ci gira gas caldo per riscaldare l'acqua. Dall'altra parte abbiamo acqua che si riscalda. Abbiamo visto un video sulla scambiatore a piastre, se non lo trovi qui sopra nel link. E l'evaporatore invece dall'altra parte abbiamo il gas freddo che evapora, no? Quindi lui assorbe energia dall'aria, quindi va a raffreddare l'aria in modo da far evaporare il gas refrigerante prima di entrare nel compressore. Cosa fa la nostra valvola a quattro vie? La nostra valvola a quattro vie arriva il gas dal compressore e decide se far mandare il gas caldo, quindi è gas ad alta pressione, ad alta temperatura, che o lo faccio andare nel condensatore o lo faccio andare dall'altra parte nell'evaporatore, ma posso decidere anche di invertire. Come? Lo vediamo oggi che abbiamo tagliato una valvola a quattro vie, fantastica. Questo è il cassetto della valvola a quattro vie. Qui dietro abbiamo la parte meccanica che permette di far muovere questo cassetto. Qui abbiamo una pressione altissima del gas, stiamo parlando di 40 bar per darti un'idea di grandezza, no? E quindi per spostare, considera che all'interno ci sono 40 bar, dobbiamo spostare questo cassetto con 40 bar. Come lo facciamo? Beh, usiamo l'intelligenza e usiamo la stessa pressione per spostare il tutto. Infatti, da questa parte qui manca un pezzo, è la bobina elettrica che mi permette attraverso un magnete di spostare un cilindretto al suo interno. Prendiamo il gas che arriva dal compressore, una piccola parte, questo è un tubicino forato, ma piccolissima parte di gas, e lo usiamo. Come vedi, al suo interno ci sono altri tubicini che vanno o da una parte. E qui, se mettiamo in pressione questa camera, se troviamo in questa condizione, mettendo pressione in quella camera, si sposta in questa casa, in questo caso, oppure andiamo a buttare pressione da quest'altra parte, quindi quando daremo pressione, tac, il cassetto a quattro vie va a spostarsi. Un piccolo aneddoto sul nostro cassetto: nelle pompe di calore professionali il cassetto è a riposo sempre in condizione di riscaldamento, cioè quando la macchina è pronta per fare il riscaldamento. Invece nelle pompe di calore commerciali o quelle che arrivano dal condizionamento, quindi quelle che fanno raffrescamento, lì invece abbiamo che la valvola a quattro vie è a riposo nella condizione di raffrescamento. Quindi ogni volta che la faccio partire per fare il riscaldamento, lei deve commutare, e questo lo puoi anche sentire col tuo orecchio se hai un orecchio sensibile, perché quando fa per partire senti un ticchettio che vuol dire che il cassetto si è spostato. Bene, cosa succede quando si sposta da una parte o dall'altra? Ripetiamo, abbiamo il gas caldo ad alta pressione che arriva dal compressore. In questo caso il gas trova nessun ostacolo andando all'interno di questo foro e andrà da questa parte. Se do pressione e faccio scattare il cassetto, il gas invece
gira dall'altra. Poi l'altra parte del frigorifero, del circuito frigorifero, per come è stato costruito, mi permetterà di fare un bypass e lo puoi vedere all'interno, perché abbiamo questo cassetto con una sorta di cortocircuito dove il gas arriva da una parte, fa una curva e torna dall'altra. Ecco, questa è la valvola a quattro vie che mi permette, come abbiamo già detto, di scambiare il gas caldo, o lo mando di qua o lo mando di qua. E stessa cosa naturalmente il gas freddo. Acquista Vivere senza gas, libro fondamentale per la famiglia che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Cosa succede? Ho la macchina esterna che è in sbrinamento, quindi la macchina qui è completamente congelata, abbiamo uno strato di ghiaccio davanti. Devo riscaldare questa batteria per sciogliere il ghiaccio. Come faccio? Il gas caldo in uscita dal compressore, anziché fargli fare lo stesso giro che si raffredda, lo mando di qua e vado a riscaldare l'evaporatore, che in questo caso diventa condensatore. Quindi faccio uno sbrinamento molto molto veloce. Stessa cosa anche estate-inverno, perché qui considera che abbiamo il condensatore, il nostro circuito frigorifero. Quindi d'inverno qui da una parte gira gas caldo, dall'altra ci gira acqua che viene riscaldata. D'estate non voglio acqua calda, beh, se non per fare l'acqua calda sanitaria, ma ipotizziamo che voglio fare solo raffrescamento, quindi per raffreddare l'acqua naturalmente devo invertire il circuito frigorifero, usare sempre questo scambiatore e il gas caldo va di qua e il gas freddo me lo ritrovo di qua. Avendo gas freddo, l'acqua che passa, l'acqua tecnica, va a raffreddarsi invece che a riscaldarsi. Naturalmente se sto facendo un raffrescamento, quindi lo uso come chiller questo gruppo, se sto facendo un raffrescamento e voglio produrre acqua calda sanitaria, attraverso il nostro sistema, la nostra valvola a quattro vie con il suo cassetto, per quel periodo di acqua calda sanitaria vado a ripristinare il circuito in modo che questo continua a produrmi gas caldo, in modo da riscaldare l'acqua per fare l'acqua calda sanitaria. Ecco quello che succede quando una pompa di calore passa da raffrescamento a acqua calda sanitaria. Si sposta il cassetto e inverte per poi tornare nella posizione di prima. In inverno invece rimane sempre fisso, tranne quando andiamo a fare gli sbrinamenti, che anche ora una volta vado a invertire in modo da avere questo caldo, in modo da sciogliere tutto il ghiaccio che abbiamo nella batteria esterna. Lo sbrinamento naturalmente non è concepito invece nelle pompe di calore geotermiche. Perché? Perché non abbiamo nessuna batteria all'esterno che con l'umidità dell'aria e il freddo dell'aria si possa congelare. Abbiamo uno scambiatore a piastre, una pompa di calore geotermica, dove da una parte ci passa sempre acqua di falda, oppure glicole per la sonda chiusa, e dall'altra ci passa gas freddo, che anche se va giù di temperatura non succede nulla, non ci sono insomma delle alette che si intagliano. Bene, spero di averti chiarito come funziona la valvola a quattro vie nella pompa di calore, e se vuoi anche tu trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sopra o quello nella descrizione del video. Alla prossima!